il lato viola del ring e Lariatto presentano Un Lariatto al Giorno. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Un Lariatto al Giorno. Oggi appuntamento molto speciale, chiudiamo infatti due settimane che abbiamo intitolato Nel segno della tigre. Due settimane in cui ci siamo occupati di Tiger Mask. E sì, io sono Stefano, una delle voci di Lariatto, e come voi mi sono fatto una domanda a un certo punto di questo percorso. E Black Tiger? Black Tiger era pronto per l'ultimissima puntata di questo speciale. E infatti andremo un pochino a fare una carrellata di quelli che sono stati gli arcinemici della tigre. Se dobbiamo essere molto onesti, la prima tigre ha avuto come vero arcinemico Tom Billington, però la nemesi creata, costruita apposta per andare contro questo personaggio così importante è stata proprio Black Tiger, che i giapponesi hanno immaginato come il vero nemico, e come nemico classico non poteva che essere interpretato da un gaijin, cioè da una persona che veniva da fuori dal Giappone. Il primo a interpretare questa gimmick è stato infatti Mark Rocco, un lottatore inglese, seguito poi come Black Tiger 2 da Eddie Guerrero, che conosciamo assolutamente bene tutti quanti. Il terzo è stato Cesar Gonzalez e il quarto è stato Rocky Romero. Anche oggi lo conosciamo molto bene, per esempio sta tantissime volte al tavolo di commento inglese della New Japan Pro Wrestling. Beh, Rocky Romero è stato l'ultimo lottatore gaijin a interpretare questa gimmick. Infatti Tiger Mask V si verrà a scoprire a un certo punto essere Tatsuhito Takaiwa. Quindi, sostanzialmente, per la prima volta si va a togliere questa idea del gaijin e a portare un lottatore giapponese. Questo lottatore, che insomma è stato utilizzato un po' di volte, viene poi sostituito a un certo punto dal sesto Black Tiger, e questo sesto Black Tiger era niente meno che Tomohiro Ishii. Sì, avete presente proprio quel Tomohiro Ishii che oggi conoscete molto molto bene. Praticamente nel periodo in cui aveva proprio perso i capelli in un match in cui era capelli contro capelli, ha deciso di iniziare a portare la maschera, a diventare Black Tiger 6. L'ultimo Black Tiger conosciuto e considerato è stato il numero 7 e ovviamente un altro lottatore giapponese, in questo caso Nozawa, che però nel 2012, quando è stato presentato e ha iniziato a interpretare questa gimmick poco prima del Best of the Super Juniors, in realtà si è fatto beccare, diciamo, positivo al test antidroga e quindi lo hanno espulso e hanno tolto e cancellato l'idea di questa gimmick, che è ritornata soltanto come Tiger the Dark in occasione del lancio di Tiger Mask W, di cui abbiamo parlato proprio all'inizio di questa settimana, e quel Tiger the Dark era interpretato niente meno che da ACH, ormai ex lottatore che ha militato anche per un brevissimo tempo in WWE, ma che abbiamo visto tante volte in Giappone, soprattutto nei vari Best of the Super Junior. Insomma, un volto noto che in quel caso, come Ibushi dall'altra parte era un volto noto sotto la maschera di Tiger Mask W, ha interpretato Tiger the Dark. Bene, questa era un po' una carrellata. Chiaramente, sicuramente nell'arco del tempo, nel futuro, avremo altri momenti in cui parlare sia di Tiger Mask che di Black Tiger. Magari andremo un po' più nello specifico con alcune storie di questi personaggi che hanno interpretato Black Tiger. Per ora è davvero tutto, vi ringraziamo per il grande sostegno che ci avete fatto e ci avete dato anche in queste due settimane di Nel segno della tigre. Alcune settimane tematiche torneranno più avanti nel tempo, ce le avete segnalate nel nostro appuntamento settimanale Lariatto, a cui vi invitiamo tutti i martedì alle 18, non mancate, sul canale Twitch del lato vero del ring. Mentre invece dalla prossima settimana usciamo dal morso della tigre e andiamo ovviamente con Un Lariatto al Giorno, la versione quella standard, normale, ogni giorno un lariatto diverso, ovviamente dal lunedì al venerdì alle 8 del mattino, sia su Spotify se volete ascoltarlo come podcast, che su YouTube se volete anche vedere il video. Grazie davvero di cuore a tutti, è stata una bella impresa questa di queste due settimane, grazie di cuore anche da Stefano, una delle voci di Lariatto. Noi ci risentiamo alla prossima.